Quanto è servito ascoltare queste parole? Beh, di sicuro tanto, nel senso che noi le abbiamo studiate a scuola la storia, però sentire altri pensieri di altre persone è servito. È servito, abbiamo capito molte cose, che bisogna, cioè, aiutare le persone invece di girarsi e far finta di niente. Sentire parlare loro è stato molto toccante. È un esempio da seguire anche per questi avvenimenti che stanno succedendo con i migranti e tutti questi problemi che ci sono. Servirebbero persone così oggi? Sì, ne servirebbero tante anche. Sì, è una persona giusta. Che anche ci sarebbe il problema del razzismo, perciò se ne vorrebbe moltissime. Il mondo ha bisogno di tante persone del genere. Mi è molto emozionato e penso che tutti i ragazzi da oggi dovrebbero saperlo, anche se sono passati molti anni dal fatto. È stato molto positivo e è da rifare, secondo me. È stato bello soprattutto perché c'era la persona magari che aveva più rapporti con appunto Giorgio Perlasca, che era suo figlio, e quindi era un portavoce di tutto quello che era successo. Che alla fine quando si sentiva anche nel suo racconto, è stato un adolescente, è stato un ragazzo come tutti voi, con le varie crisi, i vari conflitti che si possono avere con un genitore, che però poi viene riscoperto. Sì, appunto è stato riscoperto anche grazie alle testimonianze delle altre persone che l'hanno aiutato a capire che suo padre comunque non voleva raccontarlo perché era appunto un giusto e quindi non un eroe che si vantava di quello che aveva fatto, e l'ha aiutato a riscoprire il rapporto con suo padre.